Ciao ragazzi, oggi sono qui per farvi vedere Ubuntu 13.4 su questo netbook Asus e PC modello 1001H. Adesso selezioniamo la lingua italiana e facciamo partire la prova. Praticamente questo netbook l'ho acquistato nel 2010, monta una CPU Atom, 1 GB di RAM e una GPU Intel GMA500. Ecco, la piaga è proprio questa GPU, che le prestazioni sono davvero ridotte, è impossibile anche guardare un video a 720 e su Ubuntu gira davvero male. Ecco, ha già settato i driver della GMA500 che da alcune versioni di Ubuntu sono integrate, però lavora davvero male, è quasi impossibile lavorarci, addirittura con Windows XP fa molta fatica a seguire operazioni di base e con Windows 8 e Windows 7 lasciamo proprio perdere. È impossibile fare praticamente anche ascoltare la musica o scrivere un testo con Word o altri programmi di scrittura. Bene, ecco, manca poco e dovrebbe caricarsi. Ecco, sta lavorando. Bene, ecco, adesso dovrebbe partire. Schermata è scomparsa. Ecco il puntatore. Bene, eccolo qui, ha caricato. Come potete vedere, sì, la risoluzione, come già detto prima, è nativa di questo monitor da 11.6 pollici. E allora, bene, come potete vedere, il mouse si sembra fluido, però se passiamo il mouse su la sidebar, quella Unity, vedete, è molto lento a mostrare anteprima qui questa linguetta, vedete, c'è lo scorrimento, già risulta lento. Esempio, se ne tracciamo anche il rettangolo di selezione, guardate, estremamente lento. E poi Ubuntu dovrebbe essere un sistema operativo leggero e veloce, invece su questi computer cala proprio in maniera incredibile. Ad esempio, se apriamo un menu possiamo notare che, ecco, il caricamento di sto menu a tendina è praticamente possibile, cioè lentissimo, proprio ingiustificata. Tasto destro, ugualmente a rilento, anche se devo dire Unity è, come interfaccia grafica è abbastanza pesante, ma anche con GNOME e con PIS questo computer era estremamente lento. Parliamo di Ubuntu 9.10 quando ancora aveva GNOME. Ma comunque un pochetto meglio andava, ma adesso sembra che questa distribuzione sta prendendo, diciamo, la brutta piega perché ha un'interfaccia piuttosto pesante. Proviamo ad aprire il menu adesso. Come potete vedere è davvero lento. Stranamente già le icone caricate, però ecco. Supponiamo di vedere la posta, non so. Ci vorrà davvero tanto tempo. Praticamente impossibile, come potete vedere. Ed ecco, con questo video è tutto e vi aspetto ai prossimi video. Ciao!